potere per forza così tanto. Cioè, ma io non sto flammando niente e nessuno. Tu sei quello che flamma sempre. Io sono quello che flamma. Ma come? Sì, sì, sì. No, no, ma se... Sto già mi scrivendo su WhatsApp, basta, no? Okay. Vabbè, su WhatsApp tra di noi è un altro tra discorso. Tra di noi, sì, ti scherzo. Ah, se certe chat di WhatsApp o di Telegram potessero parlare. Ah. Allora Elvis, noi possiamo parlare di quello che hai chiesto tu, ma l'ospite di oggi potrebbe esserci già pronto? Da un pezzo, sì, tra l'altro. Quindi dici? Sì. Dici che è pronto? Dico. Ma oggi parla? Benvenuto Lapo, benvenuto. Grazie, come state? Bene. Benissimo. Non ci possiamo lamentare. Io sono qua con il gatto che, come potete vedere, ha avuto bisogno di coccole adesso, e ora che l'ho preso in braccio non si toglierà per niente, quindi vabbè, rimanere così non è un problema. Ma se il gatto vuole amore, tu gli devi dare amore, è importante dargli l'amore. Giustissimo, ha ragione. Lapo, intanto prima di iniziare, complimentoni, ci tenevo sinceramente, per il riconoscimento da parte di Riot Games, l'ho visto pure io. Legends, molto bello. Perché è molto meritato, molto bello, è meritato. Grazie mille. E dopo che siamo vicini all'11° compleanno, oltretutto, dello streaming, infatti, che molti non lo sanno. Io non ho mai celebrato il compleanno dello streaming per il semplice fatto che, boh, è come inizio. Non ha molto senso. Cioè, il giorno in cui hai iniziato a lavorare a una cosa, è tipo, sì, è figo, ma per me è tipo, finché va avanti è una cosa bella. Quando finisce, magari, dico, ok, è il momento di chiudere questo capitolo, cose del genere. Però ora che Riot ha detto, vabbè, raga, celebriamolo noi, visto che non si vuole celebrare da solo. È una cosa bella. Sì, che poi è il 21 marzo, perché è tre giorni dopo il mio compleanno, perché il primo anno che ho streamato, io ho streamato con un computer in prestito, che era un computer che aveva mio padre, perché lui è un ingegnere, e quindi aveva questo computer che era fatto apposta per utilizzare AutoCAD, e quindi io usavo in prestito il suo computer, che lui non usava perché aveva un altro computer quando lavorava in sede, e quindi era a casa praticamente a prendere la polvere, e quindi me l'aveva passato sotto banco in prestito, e io ci streamavo League of Legends perché c'era un tipo un Nvidia Quadro, addirittura non è neanche una scheda video canonica. Questa è una cosa interessante, perché 11 anni fa come si streamava? Cioè, non penso che ci fossero tutti gli strumenti che ci sono oggi, ad esempio. Allora, OBS esisteva nella sua forma più grezza, se non ricordo male, magari la memoria qua mi inganna, dopo 10 anni è anche difficile, però mi ricordo un programma molto simile a livello di interfaccia ad OBS, e quindi quello che potevi fare era mettere l'immagine, mettere quello che appariva a schermo e una telecamera, che alla fine era proprio il minimo necessario che potevi fare. Che era strano, perché ero partito con l'idea dicendo, lo stanno facendo in America, di sicuro se lo fa qualcuno qua funziona, per così dire, quando ancora nessuno ci provava nemmeno, perché dici, chi vuoi che lo segua in Italia? Era una roba quasi assurda, per così dire. Però sono ancora qua! appunto. No, ma io tra l'altro sono uno di quelli che ti seguiva nei primi tempi. Io mi ricordo che, non so, forse studiavi o era ingegneria biomedica o qualcosa del genere. Biotecnologie mediche, quello che studiavo era biotecnologie mediche all'inizio. Ecco, che poi facevo l'università in parallelo, e poi ho deciso di fare all in su questo mondo. Pensavo fosse una sorta di seguivo agli esami, sai. Ti seguivo da quando studiavi ingegneria biomedica. Stavo lì in prima fila a guardare cosa facevi. No, io mi ricordo che forse pranzavo o la mattina, non mi ricordo se era la mattina o dopo pranzo, mi mettevo lì sul divano e col tablet mi guardavo lo streaming di Terenas che giocava in top lane. Anche perché io non lo streaming, io i video vedevo. Ah, tu vedevi direttamente. Io i video tantissimo, devo essere sincero. Lui è Jack, la di Carry. Mamma mia. L'anima sua, dove è finito. Perché ricordo, ti dico questa maniera, Terenas. Ok. Iniziai a giocare, e quindi ero bronzo. E quando mi capitava di vedere i tuoi video dicevo, mamma mia, questo qua è Diamond. Uno, che cazzo deve fare per arrivare a Diamond? E dicevo, da un bronzo non riesco a salire, che devo fare? E quindi mi vedevo i video, perché ricordo che spiegavi moltissime cose tanto tempo fa che mi aiutavano molto a salire. Era ringraziare.
Di nulla, di nulla. È una cosa che continuo a fare, guardando indietro, guardando alcune delle spiegazioni che ho fatto, ero tipo, oh mio Dio, che cosa dicevo? Al tempo, no, perché erano, cioè, ovviamente il gioco evolvendosi così tanto, ha sparito molte più cose. Poi dopo gli ultimi 5 anni, essendo costantemente stato a contatto con il competitivo, quello ha accelerato ancora di più quello che potevo imparare, capire e comprendere del gioco, che già prima magari sapevo, ma soltanto sapendo... Sai quelle classiche nozioni che non sai scrivere, però le conosci di riflesso quasi. Cioè, sai che succede questa cosa perché, boh, non lo so, però succede così se faccio questa cosa. A furia di provare. Ma poi, con il fatto che era iniziato il mio percorso con il casting, si era solidificato ed è diventato molto più schematico e chiaro. Anche per me spiegarle, poi le cose erano molto più semplici. Infatti è stato un po' il comodo del castare, che mi ha aiutato anche tanto a giocare meglio. Perché che è successo? Perché hai scelto di castare? Cosa ti ha portato a fare questa scelta? No, allora, prima allora, di tutto, prima di tutto il fatto che Jack non facesse più LSI, e questo è stato sicuramente un boost importante. Saluta Jack, che sta vicino a Jack l'altro. Sì. Allora è sempre una storia divertente che ormai posso raccontarla perché sono passati abbastanza anni, ormai. Ma è letteralmente iniziato tutto per nemmeno spregio, ma per fastidio personale. Letteralmente, allora vi spiego la cronologia degli eventi. Circa maggio 2017 si viene annunciato il fatto che Jack non farà più lo streaming ufficiale di League of Legends in Italia e che ci sarebbe stata questa nuova realtà. E allora mi avevano invitato perché comunque volevano sentire le opinioni di tutti quelli della community, avevano invitato alcune figure di spicco in generale, cioè non soltanto io ma anche Deugemo, c'era anche persone proprio nel settore e-sport e così via, per capire un po' qual era la loro opinione, qual era il feedback. E una delle cose che io avevo in mente da ormai tempo immemore, letteralmente dal 2013 avevo questa convinzione, è che i telecronisti hanno sempre un problema, quelli soprattutto in Italia, che non hanno... l'esperienza e la parlantina di parlare di fronte a una telecamera, che è purtroppo una delle difficoltà che si ha sempre all'inizio quando ci si piazza di fronte alla telecamera. E quindi la mia idea era: metti un content creator e metti una persona tecnica accanto, così che si bilanciano tra di loro, uno insegna all'altro e si crea la sinergia. E quindi diedi questo feedback durante questa conferenza stampa, il fatto che PG Esports farà Personal Gamer addirittura al tempo. Sì, ancora sì. Era ancora Personal Gamer. Personal Gamer farà il broadcast ufficiale del campionato dell'LCSU, al tempo era ancora l'LCSU. Madonna mia! Sì, cosa stiamo pescando oggi? Sì, l'LCSU era ancora così. E uno dei feedback che diedi, che era questa idea, e uno dei responsabili del progetto che ancora lavora dentro PG Esports dice: no, ma un content creator non può fare il telecronista, chiaramente. Chiaramente, me lo ricordo proprio, questa me la sono segnata, e letteralmente io ho fatto in modo di prepararmi preciso perfetto per un mese e mezzo, finché non siamo arrivati al punto in cui mi hanno contattato e mi hanno detto: vuoi fare tu il telecronista, che ci siamo in una posizione in cui ci sentiamo che possiamo provare la tua idea. E abbiamo quindi cominciato io e Roberto, che eravamo in due per fare tutti quei giorni di casting, e poi si è un po' ampliato ovviamente la crew, perché sennò non si sopravviveva, visto che erano 4 giorni a settimana e c'era il sistema con la snake draft e c'erano le best of 2. Era un sistema disastroso. Era uno di quei giorni, uno di quei periodi in cui dici: ah beh, ci può andare molto bene o molto male, cioè potremmo fare 9 game oggi oppure farne 6. E questo è il giorno 1 di 4. Io mi ricordo invece quando, perché io collaboravo a quell'epoca con Jack, che già tu prima avevi provato a chiedere di poter fare il caster per le vecchie LCS, e ti venne risposto così: no, cioè almeno a noi venne data questa risposta: no, l'Apo non va bene perché fa le maratone 24 ore, quindi non possiamo prendere. Vorrei fare una specifica. Allora, non so dove, io in casa, perché me lo sono tenuto da parte questo, ho l'email ancora ufficiale, ecco, del responsabile che mi mandò questa risposta: non possiamo associarci alla tua figura perché la tua abitudine di fare contenuti così lunghi in streaming, andando contro al tuo benessere personale,
sono associabili alla ludopatia. Sì, 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 me lo disse Deugemo, me lo disse cosa sta facendo. Io ero là che... Io c'ho ancora il foglio stampato in casa da qualche parte, ne sono sicuro, perché quella me la sono segnata proprio... Sono una persona che prova rancore per poche, ecco, persone, ma ce l'ha per sempre. Ho visto. Per questo genere di cose. E già vuoi uccidere delle persone oggi. No, 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 no. È soltanto un... Cioè, dimostrare che posso fare una cosa. Però è come quando... È come quando torni dopo scuola dalla tua professoressa che ha detto tu non ce la farai, e vai lì e dimostri che invece che l'hai fatto. Io l'ho fatto. Ecco, io l'ho fatto uguale anche io. La mia... Sì. Fai conto che all'uscita dall'esame dal liceo, l'esame di quinta superiore, c'era la mia professoressa di latino che mi disse, quando dice ok, ti abbiamo fatto passare, ok, l'ultima cosa che mi ha detto è: Raspanti, per favore non sprecare i soldi dei tuoi genitori all'università. E infatti non l'hai fatto, mio pazzo. No, all'università l'ho fatta. Vabbè, però nel senso... L'università l'ho fatta. Alla fine ho deciso di mia spontanea volontà di non finirla. Però lei lo diceva, perché io sono uscito con un voto del cavolo, perché non mi sono mai impegnato al liceo, perché era il liceo ed ero tipo... Tanto il voto non conta, a meno che non vai a medicina non conta assolutamente niente. Nelle cose che mi interessava partecipare erano tutti: ok, c'è il test d'ingresso, mi studio per il test d'ingresso e poi dimostro quello che sono in grado di fare. Che per esempio per biotecnologie a Milano erano 100 persone, sono finito tipo 31esimo. Non incredibile, ma comunque, giusto per dire che comunque il mio sapevo farlo quando mi piacevano le cose. Infatti le uniche materie in cui andavo bene erano biologia, matematica, chimica e fisica. Se sei forte passi, diciamo. Ma su quello dovremmo aprire un capitolo. Cioè, non sai quante dipende dal paese. Non sai quante persone mi dicono che dovrei fare un lifestyle branding su questa cosa. Filosofia sulla vita. Sì, letteralmente, perché ogni volta che parto con questo discorso partono 2 ore di discorso come lo spiego su ogni singola cosa sulla quale hai influenza. E quindi non vogliamo lanciarci in quel tipo di discorso, fidati. Beh, c'è la cosa carina, sai, la scritta se sei forte e poi una roulette, un menu a tendina con tutti... Scegli quello in base al tuo contesto. Scegli in base al contesto. E poi ti porta al sito di Lapo Zen che ti spiega come vivere. Mamma mia, ti immagini. Un contenuto diverso dipendentemente da... Tipo come le conferenze di quei guru. Ciao, benvenuto al Sassi Forte Sali. Con tutte le cose che deve spiegare. E il sito ovviamente è se sei forte clicchi qui. Ma sì. capisci, mi dà proprio quel brivido l'idea, sì, di fare una cosa del genere. Cioè, se faccio una cosa del genere vuol dire che o ho trovato il modo di farmela piacere, nel senso di ho trovato il modo per inquadrarla e tipo creare un branding tipo che considererei anche tollerabile, perché se no entri molto velocemente in quella tipologia di profilo e personaggio pubblico che non voglio averci a che è fare. È controproducente se non bilanci bene, diciamo. Capisci, cioè entra in quel... Sembra quasi una setta a quel punto e non voglio diventare... Dalla quale noi prendiamo le distanze dalle sette, veramente. Cioè, capisci? Cioè, diventa una di quelle situazioni in cui... sì, ma no. Molto borderline. Anche perché, diciamo che l'ultima setta che più o meno si comportava così in lifestyle, diciamo... I cartoni della pizza poi non gli hanno portato molta fortuna, ecco. Era quello il problema. E, Lapo, senti, parlando di cose un attimo un po' più tecniche, prima di arrivare... Aspetta, devo dire un'altra domanda, però. Vai, un'altra domanda. Vai. Perché PvP e non Color? Che cosa ti ha portato a fare questa scelta? Allora, io di base avessi voluto avrei preferito fare il color. Il punto è che, come ti dicevo prima per il discorso, serviva che una delle due persone fosse la figura che intrattenesse, tra virgolette, il pubblico, nel senso insegnasse anche all'altro come essere presente in telecamera. Non perché al tempo Roberto non è che non lo sapesse fare, è semplicemente una questione di quanto morbido e liscio e a tuo agio sei. Okay. All'inizio eravamo in tensione entrambi, io perché dovevo comunque considerare questa cosa nella mia testa e allo stesso tempo dovevo anche stare un po', tra virgolette, dietro a Roberto e insegnargli e spiegargli magari cosa andava bene, cosa non andava bene, cosa funzionava, non funzionava, ma era una cosa che facevamo anche a vicenda, cioè molto in fretta Roberto ha imparato a
perché è, sai, Roberto è bravo a fare il suo lavoro, pazzesco. Cosa è successo? È diventato questo avanti e indietro di questa cosa funziona, questa cosa non funziona, proviamo un po' di più di questo, proviamo un po' di meno di quello. E infatti spesso e volentieri nei nostri casting si confondono anche quasi le nostre due figure, proprio perché sappiamo parlare entrambi di entrambi i lati. Roberto sa fare play by play perché ha avuto così tanto stretto contatto con me vedendo come lo faccio io. Allo stesso tempo il color era qualcosa che io facevo prima, e quindi sapevamo indirizzarci nei discorsi l'un l'altro. Ho capito cosa intendi, però per sviluppare questa sinergia devi avere tanto tempo col tuo compagno di esperienza. Ma allora effettivamente lui e Roberto sono stati insieme cioè... 6 anni. Quindi avremmo fatto 6 anni a giugno quest'anno. E però non è successo. Parliamo di storie tragiche. Un amore interrotto sul più bello. La famosa uscita dell'autostrada dei 6 anni non è stata, è stata presa in pieno. E quella dei 7, quella dei 7 anni. Se non sbaglio, sì. Senti, ci sono un po' di domande da parte degli astanti. Vai. Sus Gianna, che non sappiamo chi sia, chiede se la prendi per la prossima BCS. Possiamo garantire per lei, anche se non sappiamo chi sia, ma lei regala biglietti e alloggio per LC. Tanta roba, cioè vivere a Berlino è, cioè, tanta roba. Quindi è un sì. Susi, sei presa per la BCS. Sì. A posto. E l'altra domanda invece è che qui c'è del sogno, visto che adesso non devi più andare da nessuna parte a castare, se vuoi continuare a farlo. Cioè, non è vero, perché sta castando la BCS. No? Sì, al momento. Sì, sono stato ospite l'altro giorno per un intervento, perché Paolo mi ha contattato e mi ha detto: ti va di fare una partita for fun? Avevo un po' di tempo libero e quindi ero volentieri, cioè ormai, considerato che la situazione con Paolo si è appianata, siamo abbastanza tranquilli entrambi l'uno nei confronti dell'altro. Ormai siamo tipo nella situazione: io ti faccio un favore, tu mi fai un favore, siamo senza problemi. Così che fanno i bravi content creator, nel senso, giustamente si aiuta a vicenda volentieri, perché anche Paolo, che più volte spesso ha parlato anche durante la BCS stessa della Sei Forte Sali Challenge, e il fatto che comunque ha avuto piacere anche a vederla organizzata, il fatto che a partecipare e quant'altro. Io sono soltanto, cioè, per me è, non è, magari qualcuno la vede in maniera molto fredda questo mio discorso, dice che freddo là, perché sembra molto impostato cosa. No, per me è proprio il fatto che ti prendi del tempo per riconoscere gli sforzi di un'altra persona, per me è tipo thumbs up. C'è questa teoria, c'è questo libro che si chiama I linguaggi dell'amore, e uno di questi, uno dei linguaggi dell'affetto in italiano sarebbe dell'amore in inglese, Languages of Love. Una delle cose, una dei linguaggi è words of affirmation, cioè le parole di affermazione, il complimentarsi, il riconoscere lo sforzo e quant'altro è uno dei modi in cui esprimi l'affetto nei confronti di altre persone. E per me questo è uno dei modi in cui Paolo è molto bravo, è sempre stato molto bravo sotto questo punto di vista. E infatti gli riconosco questo e ricambio volentieri, proprio perché vedo che abbiamo fatto entrambi uno sforzo, e allora continuiamo a farlo per far contenta anche la community, perché vediamo che sono tutti più contenti. C'erano altre domande? Sì, l'altra chat, domanda è che, siccome la chat mi ha appena licenziato, stanno chiedendo se hai impegni per castare il co-streaming The Proving Grounds quest'anno. Alzo le mani qua. Hanno detto Revisi. Tutto è possibile. Visto che tu vuoi fare il color, vuoi riprendere a fare il color? Andiamo al BCS, io vengo, io faccio il BBP, tu fai il color e ci divertiamo insieme. Chissà, vedremo. Dai, sì, chiacchieriamo magari questa cosa. Ti faccio mandare una mail dopo. faccio mandare una mail. Me la faccio stampare. Iniziamo a stampare le mail di odio. Ragazzi, quindi potete crederci a questo punto. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Direttamente, che in America hanno un metodo molto più comodo: I plead the fifth, che è il quinto emendamento, e poi il fatto che non puoi autoincriminarti, e quindi puoi dire: no, io non rispondo perché ho il diritto di poter non rispondere. Quella famosa frase che sentiamo in tutti i film. Sì, che lo dico, che americani. È modo migliore perché non puoi dire no comment, ovviamente, in tribunale, quindi dici: no, quinto emendamento, io posso non rispondere. Esatto. Giustamente ci provano così a evitare
problematiche varie. Senti, ma questo percorso, almeno per il momento, dell'LC, almeno dell'LC, per il momento si è interrotto. A parte quello che le stories che tu hai detto, a cui hai risposto su Instagram, il tuo video, c'è qualcos'altro che vorresti dire? Che non so, che per spiegare ancora meglio, magari, qual è il problema? Perché si sono dette tante cose, no? Okay. Se ne è parlato tantissimo, ovviamente, di tutto Chiaro. Questo. Però, visto che abbiamo l'opportunità di averti qui, appunto in diretta, capire se c'è altro, ma non per te, io perché lo dico perché noi vogliamo che lo sport italiano funzioni nel migliore dei modi. Assolutamente. Che cosa manca, che cosa si deve fare, si può fare, perché questo, cioè, a mio avviso, io sono sempre stato abbastanza garantista verso chi faceva questi tornei, chi organizza, lo sono stato con Pro Gaming, sono stato con PC Esports, però quello che mi sembra di vedere in quest'ultimo periodo su tante cose, magari mi sbaglio, non solo una mia impressione, ma è quello che, non so, ci sarà una sorta di rimettere i remi in barca e farsi trascinare dalla corrente, dove si va e basta, senza metterci del proprio. Allora, suonerà molto assurdo questo parallelismo e non mi mettete in croce, per favore, perché so che i discorsi di politica sono delicati e proverò a essere il più delicato possibile in quello che sto per fare, ma è una metafora. Allora, è una cosa che sto usando in questi giorni perché mi sono reso conto che è un parallelismo molto azzeccato, almeno secondo me. Sai come quando si è giovani si tende solitamente a essere più verso il radicale, verso la sinistra, verso l'apertura mentale solitamente, ecco. Ecco, quando una persona entra in politica verso l'età di 25-30 anni e poi continua a essere un politico, cosa succede? Nel tempo, questa persona che risiede sulla sinistra, per quanto si percepisca di sinistra, lentamente si sposta sempre di più nell'altra direzione. Per quale motivo? Perché le necessità di quella che è la popolazione cambiano dipendentemente coi tempi. Dopo un po', se tu hai 50 anni, è difficile essere a contatto con chi è un ventenne e ha necessità totalmente diverse dalle tue, ha una visione del mondo diversa dalla tua. E nel mondo sportivo italiano la mia percezione è che questa cosa è stata accelerata. Non è successo in 30 anni, è successo in 5. Cioè siamo arrivati al punto in cui ciò che una volta era quello che bastava, era quello che volevamo, era quello che chiedevamo, andava bene, quello che è il servizio che viene offerto è buono. Il punto è che richiede di stare al passo coi tempi, le necessità sono nuove, gli investimenti sono diversi da fare, anche sotto altri punti di vista. Non rimanere al passo coi tempi, non capire che cosa serve o che cosa manca o che cosa viene percepito come apprezzato, secondo me è una delle cose che è più difficile in assoluto. E infatti non ne faccio neanche troppo una colpa. È proprio una difficoltà di questo ambiente, evolvendosi così in fretta, perché, parliamoci chiaro, League of Legends è uno dei pochi giochi che è sopravvissuto così tanto nel mondo sportivo. Sì. Mi viene in mente, per esempio, Counter-Strike, che è durato altrettanto, StarCraft, giusto per fare dei controesempi. Ma in un mondo del genere, in cui tutto è concepito per essere 5 anni di durata e poi è al tramonto, League of Legends rompe un po' questa cosa. League of Legends invece richiede qualcosa che ha una visione di 10 anni, 15 anni, 20 anni. Quella è l'idea di Riot di 20 anni. Ovviamente loro concepiscono e ragionano per 20 anni nel futuro. Ma le aziende che collaborano direttamente con Riot e che si associano a Riot Games devono associarsi al pensiero che non puoi pensare nell'arco di 5 anni, ma nell'arco di 10. Se tu non sei arrivato a tot risultato entro 5 anni, non vuol dire che ok, questo progetto è morto, non funziona più, dobbiamo reinventarci, fare qualcos'altro, come spesso succede in molte aziende. Che cosa fanno? Si adattano su quello che è il trend del momento, come fanno i content creator. Content creator hanno questo processo ancora più accelerato, perché se viene una moda dura 6 mesi e poi muore del tutto. Anche meno, due settimane o un mese e così via. Esce il nuovo gioco, lo porto per 2 settimane, ma poi non lo porterò mai più, per dire. Due ore e poi riprendi i soldi. Dipende dal gioco. Sì, quello magari no, però il senso è proprio quello, cioè proporzionalmente da quanto sei grande come azienda, come realtà, come anche realtà singola, questo processo è diverso, questa velocità è diversa, e Riot con League, mettendosi sulle spalle così tanto tempo alle spalle, è in grado di rompere questa convinzione e purtroppo mettere tutti in difficoltà, perché
non ci si rende conto di quanto potenziale ancora sia lì disponibile. E soprattutto noi in Italia, che io sono sempre stato la persona che diceva 4 anni indietro siamo rispetto a Spagna e Francia. Sempre detto questa cosa, sì, convintissimo. Sì. Cioè, adesso se avessimo 10. Cominciato... adesso alzo le mani, perché non voglio esprimermi ancora su quest'anno, perché ovviamente siamo all'inizio e quindi le cose possono migliorare come peggiorare. Io non ho la lampada per vedere. No, intendo al momento. Sì, al momento la percezione sembra quella, ma il punto è che per assurdo siamo nella posizione in cui forse potremmo avere quel colpo di coda istantaneo, proprio perché siamo in un momento che sembra un attimo più buio. Cioè, quando lo so che suona strano e contorto questo discorso, ma voglio arrivarci con calma. Perché, come dicevo, devi avere una visione a lungo termine per quanto riguarda League of Legends e Riot Games, e il modo in cui vuoi investire, quanto può effettivamente crescere questo ambiente. Ma allo stesso tempo, noi siamo in un mondo in cui per ora abbiamo visto poche realtà italiane mettersi in gioco e scommettere davvero. E quelle che ci sono state hanno scommesso bene, hanno scommesso male, chi è andato bene, chi è andato male, chi sta durando, chi non sta durando. Ma non abbiamo ancora visto i big spender, cioè di realtà che hanno molti più soldi di quelle che esistono attualmente. Ne esistono e ce ne sono tante. Il fatto che ora siamo incrociati purtroppo sempre male con i tempi noi in Italia. Siamo nel momento in cui un grosso investitore potrebbe fare un'enorme differenza e cambiare totalmente la rotta in così per lui, senza problemi, con uno schiocco di dita, easy peasy. Ma allo stesso tempo siamo nel momento in cui l'eSport sta prendendo e tirando il freno a mano, ovunque, a tutto tondo, a tutto tondo. Tutti stanno mettendo un attimo i paletti per dire: ehi, aspetta, sta cosa è sostenibile, è effettivamente fattibile portarci avanti in questo mondo. Ci sono aziende che ci stanno riuscendo tranquillamente, anzi che riescono ad andare più che in break even, che è il sogno un po' nel mondo sportivo, che riescono anche a trarne grande profitto. Il punto è che non abbiamo ancora la maturità di industria di riuscirci qua in Italia, ed è purtroppo sempre vittima di quello che è successo quando siamo rimasti indietro. 4 anni di differenza? Quei 4 anni di differenza si sentiranno anche ogni volta che avremo questi rallentamenti, perché sarà una frenata più brusca. Senti, ma un attimo prima evito di morire. Ma pensi ad esempio che avere più una normativa dedicata, una legislazione dedicata per permettere di non solo di operare in un settore regolamentato, ma anche di avere accesso a investimenti dedicati per il digitale, queste cose qua, come fatto in Francia, cioè non è che un mistero, ci stiamo inventando qualcosa, basta scopiazzare da quello che hanno fatto in Francia e si può fare, cioè potrebbe essere un aiuto importante per tante aziende che operano nel settore in Italia, no? Allora, ci sono due lati. O non basta, o perché magari, come dici tu, è una questione di mentalità. È proprio questo l'assurdo, cioè sono collegate le due cose anche se non sembra. Cioè, molte persone pensano che sia, tra virgolette, inutile, perché comunque l'industria riesce a funzionare, tra virgolette, da sola, nei suoi modi abbastanza distorti e contorti, in Italia. Però riesce a tenersi in piedi nonostante le difficoltà. Ma la comodità di un riconoscimento a livello statale, governativo, come vuoi definirlo, non è soltanto per tipo dire gli investimenti che possono arrivare, il fatto che ci possono essere magari dei sgravi fiscali come in Francia, il fatto che ci sia cioè in Francia c'è un visto temporaneo per poter competere negli eSport adesso. Da questa estate sarà introdotto, sì, da quest'estate. Sarà introdotto da primavera più o meno. Non sapevo questa cosa. Sì. È novità di un paio di settimane fa massimo. Che l'idea è così che la Francia può ospitare più eventi sportivi con meno problemi legali, perché non solo più eventi, ma anche renderla più appetibile ai giocatori stranieri. C'è un giocatore che viene da un altro, anche dalla Corea, o se parliamo di LOL, o che so, dagli Stati Uniti, se parliamo di un FPS, dove magari sono un po' più forti, un asiatico, un brasiliano, quello che volete, se deve andare in Europa preferirà una squadra francese piuttosto che una squadra italiana, spagnola o tedesca, quello che è, perché se in Francia ha una corsia preferenziale per avere un visto e non dover fare la classica trafila burocratica che in questo momento bisogna fare ovunque, perché non c'è un qualcosa di dedicato. Se tu sei un giocatore sportivo e devi andare in Italia, ti devi fare il visto come chiunque altro che venga, senza nessuna corsia preferenziale.
per assurdo è ancora più, adesso è ancora più attraente per il mondo e per Riot, visto che stiamo parlando principalmente di Riot, sì, fare degli eventi in Francia confronto, esatto, con farli in Germania e nel resto dell'Europa, sì, perché prima dovevi scommettere praticamente che il governo ti aiutasse abbastanza da poter integrare tutti i giocatori e a volte qualche stortura arrivava. Poveri team del Vietnam, maledizione a loro, che tra il Covid e tutti i problemi che hanno sempre avuto, ogni volta ne hanno una, che loro hanno spesso molte difficoltà, perché a livello diplomatico magari dice vorrei farti entrare però non possiamo, o ogni volta arrivano due giorni prima, ottieni il visto il giocatore e arriva un giorno in ritardo alla competizione, sì, questo succede spesso per i competitor sud-est asiatico. Se invece adesso hai un visto del genere, puoi attirare i giocatori qua per eventi internazionali e creare più eventi qui, perché è più sicuro fare eventi qui, ma si parla di Francia. Qua in Italia invece siamo nella posizione in cui basterebbe così poco per rendere valido questo settore, e nel renderlo valido, anche semplicemente riconoscendolo con poche norme legali, faciliteresti così tanto la vita a così tante realtà, perché poi qualcuno potrebbe investirci dentro e dire cavolo, ora è fattibile, prima dovevi fare i salti mortali e tutte quelle, suona brutta dirlo, gabole legali che ti permettono di lavorare a questo mondo per quanto riguarda gli sport in Italia, e adesso non devi più fare quei salti mortali. Adesso una persona con le capacità giuste dice ok, devi fare questo, 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 fine. Cioè seguire un processo, che in Italia la burocrazia è sempre quella che è, però almeno sai qual è il processo, non devi avere la singola persona che ci è passata 20 volte di fronte a questo, a un problema, con una cosa semplice come ad esempio un giveaway, oppure assumere i tuoi giocatori come atleti. Impossibile fare. Capisci? Impossibile da fare. È difficilissimo, è complicato. Ci sono quelle classiche soluzioni ad hoc che ti permettono di farlo funzionare in un certo senso, ma sono adattamenti necessari soltanto per la sopravvivenza. Non sono cose che ti permettono di lavorare in un ambiente sano, in un ambiente tranquillo, in cui puoi anche spiegare a un investitore una cosa del genere. Il fatto che tu devi spiegare, ah no, i contratti dobbiamo farglieli così, così, colà, perché se no non ci fanno lavorare, uno guarda e dice, wow. No, l'interesse concordo. Un po' cala. Tu pensa. Concordo anche con quello che stava dicendo Giannetti, che secondo lui magari gli investitori medio-grandi ci sono, appunto, però puntano poi a quel tutto e subito. Come dice sbagliando Giovanni. Sbagliando, perché non c'è in questo momento, nessuno sa in questo momento come far fatturare gli esports, e questo è il problema principale. Quindi è inutile che entri, butti, come fanno negli Stati Uniti, entri, butti 100 milioni e vedi cosa succede. In realtà no. la mia domanda è proprio riguardo a questo. Prima di leggere il Papyrus di Giannetti, non so se l'avete già letto, ma ve lo leggo. Io subito. Ho sfogliato un po' il Wall of Text, però sì. Ok, e prima di quello, la domanda è: secondo te, o almeno tu hai la sensazione che ci sia una mancanza da parte di chi deve andare a cercare qualcuno che possa investire, o da parte dell'interesse di chi dovrebbe farlo? Investire. Entrambi. Ok. Entrambi. Penso che attualmente in Italia, so che suonerà crudele quello che sto per dire, ma la maggior parte delle realtà non sa assolutamente vendersi e non ha la più pallida idea di come farlo. E questo vale per tournament organizer e per squadre. No, assolutamente. Vale anche per i giocatori, per chiunque. Sì. Beh, è proprio un problema che non si può circoscrivere soltanto a una realtà, perché si circoscrive a tutte. È quello il difficile. E per assurdo, quelli che sanno vendersi vanno solitamente a farlo soltanto per avere quel beneficio di cui parlavate prima, che è a breve termine, che Giovannetti menzionava adesso, che pensa a breve termine, pensa vediamo quanto posso incassare, però poi andarsene via con quello che è riuscito a ottenere. Questo è purtroppo un problema davvero difficile da affrontare, perché culturalmente non ci viene, cioè non c'è una cultura all'imprenditoria in Italia, anzi spesso l'imprenditoria viene combattuta per assurdo, cioè a meno che non si parli di, scusate il gatto è un po' pestifero oggi, dicevo a meno che non si parli di grande imprenditoria, di grande industria che quindi ha già delle realtà alle spalle, non c'è un grande supporto da parte dello Stato italiano, non c'è neanche un percorso che magari puoi seguire per imparare a, tra virgolette, venderti bene, e la gente dice ma sì che esistono queste cose. Vorrei crederci, ma ogni volta che sento persone che hanno magari lauree, hanno seguito questi corsi o quant'altro, di qualsivoglia genere, perché ho sentito persone uscire in ogni modo possibile da università o corsi o master e quant'altro, e poi penso, ok,
sai come vendere il tuo prodotto, sai per quale motivo riuscirai a interessare qualcuno? E spesso vedo la risposta nella realtà ed è no, non ci riescono. Non riescono a far trasparire quello che può essere il valore, non riescono a far trasparire quello che può essere l'espressione stessa di quello che stai vendendo. Mm. Perché molte persone dicono, ok, la sponsorizzazione di un team da parte di X brand, come funziona? La maggior parte delle persone non saprebbe spiegartelo. Anche persone che gestiscono i team. Dici, ok, sì, arriva lo sponsor, ma che cosa io do allo sponsor e che cosa lo sponsor dà a me? È soltanto un arrivano soldi dall'alto come se stesse piovendo. Che è un assurdo, perché deve essere un io ti do affinché tu mi dia qualcosa in cambio. Esatto, cioè non, è proprio un servizio che tu stai offrendo, deve essere un modo per accedere a un pubblico che non puoi altrimenti raggiungere. E spesso e volentieri devi avere anche non soltanto la capacità di venderti, ma anche la capacità di capire qual è il valore del tuo prodotto. Devi essere esperto sia nel venderti, sia nello spiegare perché ha valore il tuo prodotto, perché ha valore quello che stai creando e vuoi creare. Perché magari dici, ok, stiamo creando questa cosa, però se tu ci aiuti possiamo fare anche questo, giusto per dire. Che siano contenuti video, contenuti streaming, che siano contenuti social, ci possono essere mille interpolazioni possibili di queste collaborazioni. Ma il punto è che tanti partono e dicono, ok, proviamo a cercare di lavorare, ma non fanno un lavoro preventivamente, nel senso non fanno qualcosa che poi può essere venduto, fanno al contrario. Prima hanno un'idea, la provano a vendere e poi arrivano e dicono, ehi, abbiamo questa idea che vorremmo fare, non l'abbiamo mai fatto prima, ma vorremmo provare a farlo con te. Che non funziona, devi avere una case history, devi avere il modo di dimostrare, io so fare questa cosa, adesso la voglio fare con te. Sto semplificando molto il discorso, eh? Sì. Però cioè, è proprio chiaro. Per farlo passare anche al pubblico che magari ci sta seguendo, perché magari sono meno pratici di questo mondo. Ma per me, nel mio caso, io sono abbastanza fortunato, perché comunque lavorando anche come content creator e lavorando anche nel management per quanto riguarda i content creator, qualcosina l'ho imparata per strada. Non ho fatto un corso, non ho fatto una laurea, ho letteralmente vissuto sulla mia pelle e ne ho fatti di errori, eh. Ne ho fatti tanti, tantissimi di errori, che mi ha dato un vantaggio, perché adesso so tante cose che prima non sapevo, ma che tante altre persone allo stesso tempo, non avendole vissute direttamente, non sapranno mai come funziona. Perché? Perché certe cose puoi viverle soltanto se hai fatto effettivamente imprenditoria di questo tipo. Chiaro. Adesso posso leggere il Wall of Text, cioè, di Giovanni. Ho partito con una tangente di 10 minuti. No, anzi, prima devo fare questa cosa che mi è stata richiesta. Purtroppo è una delle cose che abbiamo messo come ricompensa nel nostro canale. Non ho voglia, né so come si rimborsano i punti. Quindi la domanda di Susi, che è quella che posso farti con questo tipo di tono, te la posso leggere in questo modo. Quindi è vero che i gatti rossi sono più coccolosi ma un po' stupidi? Assolutamente sì. Cioè, howl. Allora, per quanto ignorante e stupido, è anche uno dei gatti più intelligenti e assurdi che conosca. Per dire... troviamo un punto qui, però. Non ho capito. O intelligente o è stupido, non sto capendo. È la differenza tra intelligente e saggio. Cioè, è un gatto estremamente stupido, è un ignorante, perché, vabbè, è un gatto, però ha una saggezza altissima per spiegare le cose. Ha sete, si mette accanto alla fontana dell'acqua vuota e comincia a colpirla così che fa rumore e io lo sento. Si vede che la sabbietta non è abbastanza pulita, si mette accanto alla sabbietta, comincia a miagolare e gratta sul sacchetto di sabbietta nuova. Almeno non la fa fuori. Il gatto sotto il tavolo. Tutto, letteralmente tutto, è assurdo. Riesce anche ad aprire le porte questo gatto, fa di tutto. È un cane. Che cazzo è? Un velociraptor? È un pazzo, cioè questo gatto è un pazzo. Perché poi però ha dei momenti in cui ad esempio adesso sta guardando e sta cercando di salire sul termosifone, che non ci può arrivare, non ce la fa, non c'è mai riuscito, ci prova da anni. Però continua a provarci, soltanto per il gusto di provarci. Passa da quel livello di intelligenza in cui sa spiegarmi che ha fame al livello di intelligenza in cui devo salire sul termosifone oggi. Perché? Perché sì. Che caldo.
e non vedo l'ora di bruciarmi le zampe sopra il termosifone. Comunque, leggendo Giovannetti, potrei suonare un po' ipocrita visto che ora ci mangio, ma il problema in Italia per me non è che manca un grande investitore ora o in passato, ma che tutti gli investitori medio-grandi puntano al tutto e subito perché ci vedono i soldi facili non rendendosi conto né che questa roba non è plausibile né che appunto lo short term ti mette sempre nella situazione di galleggiare per stare dietro al resto d'Europa riuscendoci appena appena. Ho fatto bene a non leggerlo fino adesso, perché se non metti virgole mortali. Attenzione. Vabbè, e poi c'era Elvis. È anche vero comunque che manca un esempio da seguire per fare in modo che certe realtà si sviluppino. In vari casi ci sono esempi di monopolio che, non avendo nessuno le calcaglie, non hanno motivo di rischiare un ampliamento per il meglio con delle eventuali anche piccole controindicazioni. Non sono molto d'accordo su questa cosa, in realtà. Quella di Elvis? Sì. Beh, in un mondo capitalista capisco l'idea, perché dici, ok, è normale che non vuoi creare un competitor e quindi non insegni agli altri come fare questo lavoro. Mm-hmm. Allo stesso tempo, di solito, in un ambiente, cioè, in quello che è la situazione, se c'è un'azienda che produce persone che sanno effettivamente fare il proprio lavoro correttamente, non staranno per sempre all'interno di quell'azienda, è impossibile. Cioè, è veramente raro che un'azienda si formi da X numero di persone e rimangano sempre le stesse. Quindi cosa succede? Quelle persone che hanno expertise, che hanno appreso da quell'azienda, lo trasportano in un'altra, solitamente. Okay. Il riciclo. Esattamente, è saltato sopra il termosifone. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta perché non c'è la giacca sopra. Era la giacca quindi che lo metteva in difficoltà, ok? No, perché io ogni volta che esco metto la giacca lì, così che è calda nel momento in cui poi devo uscire. Dicevo, quindi... E quindi... In teoria, sulla carta sembra assurdo dire, ok, un'azienda X che ha il monopolio, comunque ha il grande vantaggio sugli altri, ovviamente non va a aiutare il prossimo, perché per il bene della community o dell'esport. Ma allo stesso tempo le persone che ne escono dovrebbero essere quelle che poi riescono a trasmettere la loro esperienza agli altri. Cosa che invece in Italia, essendo un ambiente più piccolo, questo non succede, non ci sono abbastanza risorse per tutti. È per quello che per la mia convinzione dei grandi investitori che invece Giovannetti diceva no, secondo me ci sono i medio grandi investitori, ma vogliono subito risultati. Verissimo, non sto dicendo che abbia sbagliato, assolutamente vero quello che dice, la visione è molto miope. Allo stesso tempo non c'è ancora abbastanza per permettere a più realtà di coesistere e di farsi competizione, perché la competizione è ciò che stimola la creatività e ciò che stimola poi anche il miglioramento. Se c'è soltanto uno, quella persona si metterà comoda sugli allori e aspetterà che qualcuno arrivi a metterlo in difficoltà prima di cominciare davvero a muoversi. Ma il punto è che attualmente siamo in quella situazione di calo in cui non c'è abbastanza competizione e non c'è nessuno che può effettivamente... Ma anche perché non c'è un mercato in cui mettersi in competizione, cioè non è che ci sono chissà quante opportunità per cui dici chiaro, io faccio una cosa, tu fai l'altra. Io vorrei portare in questo caso la stessa, una frase di Ferracton che ha colpito, dove disse, tipo per esempio PG non ha competitor tra virgolette, perché comunque è l'unico TO che fa PG National per ora veramente. Ferracton disse, in realtà il competitor ce li ha, ovvero tutte le altre attività che ti fanno passare il tempo, fanno da competitor al PG National. Io potrei guardarmi la partita di PG, ma posso anche guardarmi una serie TV, guardare uno streamer, guardare uno streamer, quello è competitor alla fine, perché io scelgo di come passare il mio tempo libero. Sono d'accordo, assolutamente. Il punto è che secondo me stiamo in questo caso, su questo ragionamento c'è una falla di fondo. Ok. Si dà per scontato che tutti vogliano sempre competere con il più ampio numero di persone possibili per poter prendere comunque vantaggio nel proprio settore o comunque poter ottenere più risorse possibili. Il punto è che dipende da chi consideri come tuo competitor. Chiaro che il ragionamento è corretto sul dire, sei intrattenimento, devi competere con l'intrattenimento a tutto tondo, dalla serie TV al film, allo streamer, allo youtuber, al tiktoker e così via, così via, così via. Ma se nel tuo settore tu stai dominando e stai prendendo le risorse che ci sono per quello che è l'esport, non ti senti in dovere di competere con nessuno, perché
se tante risorse passano attraverso te, perché le varie realtà comunicative e quant'altro passano attraverso te per di vendere, hey, questo è eSport, viene suggerito a PG eSport, per quale motivo dovresti competere? È quello il punto, cioè siamo in quello stallo in cui, non essendoci un'alternativa, non essendoci qualcuno che dice a PG eSport, fa pensare a PG eSport, cavolo, questo, il nostro competitor si è preso questo cliente, si è preso quell'altro, allora forse dovremmo fare qualcosa di più, così che attiriamo più pubblico, abbiamo più numerica, abbiamo più case history su varie cose che ci permettono poi di fare l'anno prossimo più di quanto abbiamo fatto quest'anno. È anche quello il fatto, se tu non vedi mai che c'è qualcosa come competitor, ma vedi soltanto quello che è il tuo piccolo ambiente, cioè è come essere il pesce di un fiume che è un tributario di un fiume più grande. Tu puoi essere il re del tuo piccolo fiume, ma sei soltanto il tributario del fiume più grande, che è l'intrattenimento a tutto tondo. Se tu vuoi diventare il re dei pesci di tutto il fiume, del fiume più grande, il fiume principale, allora devi competere e avere un'altra mentalità. Tutto pensi dipende da quale mentalità tu hai. Pensi che l'arrivo di un nuovo TO possa spronare PG Nation, no? Secondo te? Penso che qualsiasi... PG Esports, scusami. Sì. Penso che in generale qualsiasi realtà si provi ad affacciare adesso comunque ha difficoltà a inserirsi, proprio per la natura che si va a creare tra i tournament organizer e quelli che sono i publisher. Spesso volentieri ci sono dei contratti che non sono in esclusiva, però comunque devi dimostrare davvero tanto a un publisher prima di ottenere magari l'occasione di stare seduto al tavolo e dire «Ehi, vorrei farlo anche io questa cosa». Ok. Quindi questo diciamo che fa stare un po' tranquillo. Io volevo passare PG alle chiacchiere da bar, quelle che No, con me con me il livello è sempre così, cioè quando partiamo a fare un discorso serio io proprio parto. Mi sta benissimo, però ci sono anche felice. Delle piccole cose nell'eSport, quelle in cui prendi la birra, ti siedi al pub e fai senti, ma sti G2 come li vedi? ci arriveremo perché in realtà ci sono altri Wall of Text nel passa. No, ma ad esempio per quest'ultimo esempio che tu hai fatto, Vischio, in realtà il community event che c'è stato a Milano per la scorsa fine del PG Nationals, sotto questo profilo io continuo a dire che ha funzionato benissimo. È ovvio che non è la fine quello che vogliamo, non è quello che vorremmo, non certo. non è un sostitutivo, non è quello che abbiamo avuto, sottolineerei. No, cioè non è un sostitutivo che dici non faccio la LAN quindi vabbè allora faccio il community event. È una cosa in più per dare più possibilità, però funziona esattamente in questo modo e secondo me funziona in modo veramente... Cioè è stato un evento veramente carino, ma non perché lo dico io, ma perché tanti sono andati lì pensando di andare lì e stare da soli a guardarsi la partita, invece magari poi hanno conosciuto, hanno fatto un gruppo con la scusa del panino, con la scusa della birra, dell'analcolico, di quello okay. che vuoi, si sono seduti insieme e si sono guardati la partita stando insieme e commentando insieme con gente che ha i loro stessi interessi. I caster sono vivi, li puoi toccare. Gli analyst più che altro, poi i caster sono arrivati dopo sono arrivati caster. Anche i caster, sì. Il punto è che quello dovrebbe essere la base su cui costruisci la community a lungo termine. Dovrebbe essere il one shot che fai tipo per la finale e basta. Cioè, e lo so che quello che sto dicendo è dici, ma ci vuole un sacco di soldi. Ok, vuoi farla in un modo che... Poniamo caso, idea random che può venirmi in mente adesso, che sono le 5:40 di venerdì, dal nulla. Vai. Immaginate questo modo. Organizzarsi con... vari content creator che di content creator che fanno League of Legends hai lì tutta l'Italia coperta, ti organizzi con loro e con le sale LAN. Tu paghi un content creator per andare in una sala LAN, per fare un raduno, un meet and greet, quello che vuoi, e nel mentre la sala LAN cosa metti a schermo? Mette le PG Nationals. Lo fai a Napoli, lo fai a Roma, lo fai a Milano, lo fai a Torino, lo fai dove vuoi, perché ormai sale LAN ce ne sono in giro, sì, ovviamente sì, ci sono le varie difficoltà del caso, ma puoi anche organizzarlo con un bar, puoi organizzarlo con una realtà che ti permetta di farlo. Il punto è che queste realtà ci sono, queste possibilità ci sono, ma non vengono considerate. Perché? Perché questo è semplicemente community building, cioè tu stai creando community che poi ti andrebbe effettivamente a seguire, creerebbe un seguito, ma è una scommessa alla cieca che non sai se può funzionare, ma in questo caso non sai cosa può funzionare, perché non sai che cosa può funzionare totalmente. Quello ci che sono stati fatto pochi l'anno scorso. Essendoci pochi tentativi in campo, sì.
purtroppo non puoi neanche dire questo funziona, questo no, questo funziona, questo no, questo funziona, questo no. Ci sono stati tentativi a livello di broadcast su cosa funziona e cosa non funziona, ma di eventi dal vivo abbiamo avuto più volte la finale, sempre un errore, abbiamo avuto più volte la finale in LAN, abbiamo avuto più volte l'evento dal vivo, ma non può essere l'unica cosa, non può essere quell'unico elemento, perché serve continuità per creare una community che poi vada a seguire. Perché poi, come diceva Deogemo, magari conosci qualcuno lì, magari conosci di questo, diventa tuo amico, giocate sempre a League of Legends. Vi ricordate però che come vi siete conosciuti? Perché siamo andati a questo evento di LoL che riguardava il PG Nationals, che riguardava la Valorant League e così via. Bisogna creare ricordi. Devi creare dei momenti in cui le persone si incontrano. Che il 2020-2021 avevano la scusa che non si poteva fare. Lì proprio mani alzate, nessuno poteva fare. Passati due anni. Però, oltre al fatto che questi due anni ormai sono passati, ma questo doveva succedere anche prima, questo doveva essere una cosa costante. È quello che dicevo prima quando parlavo del ci si deve evolvere con il passo dei tempi. Perché questi eventi sono qualcosa che nelle altre regioni prima succedevano e adesso non sono più necessarie, perché le organizzano i fan, le organizza il pubblico ormai, da quanto sono grosse, che sia in Francia, che sia in Spagna. La Germania è sempre stato un ambiente un pochino più, non dico freddo, ma un pochino diverso, e quindi questo non succede allo stesso modo. Ma capisci che in Polonia ci sono le persone che si radunano a casa in cinque a mangiare non una pizza magari, però si mangiano tutti insieme, si mettono a bere e si guardano le partite insieme. Come succede per il calcio in Italia, quando c'è una partita importante, la partita della nazionale, per dire queste cose qua. Ed è questo il motivo per cui io ho anche pensato, ma a questo punto il problema non è soltanto una questione di investimento, ma il fatto che a livello community abbiamo fatto passi indietro. Ed è uno dei motivi per cui ho pensato, a questo punto preferisco dedicare il mio tempo a riaiutare sotto questo punto di vista, ricreare questa tipologia di cose. Molte persone magari penseranno alla posta, spoileranno qualcosa che vuoi organizzare. Sì, per l'MSI e per i mondiali io ho un'idea, neanche così piccola. È uno spoilerino questo, ma perché voglio fare qualcosa che la gente... spoiler ad Atleta TV, attenzione. Ma perché secondo me questi eventi sono la cosa più logica, sono il passo successivo necessario. Cioè serve che ci sia una centralità iniziale degli eventi che poi la gente comincia a fare da soli, ma non puoi semplicemente regalare un pesce a una persona che sta morendo di fare, devi insegnargli a pescare, devi farlo una volta, devi farlo due, devi farlo tre, devi farlo quattro, devi farlo cinque, devi farlo sei, devi farlo 20 volte, dopo 20 volte che lo fai tu, di sicuro a uno stronzo gira le palle e dice ma io lo so fare meglio, e fa un evento migliore dal vivo in cui ci sono persone che vengono lì per guardare League of Legends con i loro amici, che sia l'MSI, che siano i mondiali, che sia il campionato europeo, che sia il campionato italiano, non importa, perché il punto è che tu hai un pubblico che è interessato a queste cose dal vivo, ma devi crearlo, devi foraggiare questo pubblico. Sta prendendo i sassolini là dalla scarpa, vaffanculo, tutto gli sta tirando. Io sono sempre molto trasparente su queste cose, perché la gente mi ha sempre detto quali sono cose che si potrebbero fare. Esatto. Ma io, in passato io ero sempre dell'idea, ok, ma io non posso farlo da solo. 5 anni fa ti avrei detto, io non posso farcela. Okay. Dopo aver organizzato la Sessione Forte Sali Challenge, io da solo e letteralmente programmatore del sito e nessun altro, sono convinto che posso farlo io. Allora sono convinto, magari all'inizio saranno cose semplici, ma il punto è questo: all'inizio bastano. Sì, a volte basta letteralmente creare un gruppo di persone iniziale che dice oh, ci troviamo tutti qua, si guarda insieme la partita e cazzeggiamo e beviamo e mangiamo e cosa. Però all'inizio parte così e devi crearlo in un posto, poi in un altro, poi in un altro ancora e così via. Devi dare questa continuità, però deve arrivare la spinta da qualche parte. Sì, perché altrimenti non si fa mai, perché uno dice no, ma adesso serve quello, serve l'altro, e poi alla fine non lo fa mai. Aspetta quello, aspetta l'altro, ne arriva uno, arriva l'altro. Ma non puoi sempre aspettare, qualcuno deve effettivamente mettersi lì e organizzarsi e dire ok, si può fare, è fattibile, però devi farlo. Che è fattibile e dire ok, cerchiamo qualcuno con cui farlo. No, piuttosto davvero crea un gruppo di persone che lo fa e poi lo pubblicizzi ai 420.
perché magari all'inizio io lo farò ad esempio con i miei subscribers, con i miei abbonati, organizzo certo. questa cosa e dico bella, però se siamo in 300 tutti lì pronti, presenti per una cosa del genere, invadiamo un locale, invadiamo un palazzetto, quel che l'è, ma non ho ancora concepito e elaborato questa idea molto bene, e poi diventa perché... come la Corea del Sud. Però il punto è questo, cioè queste idee poi ne ispirano altre, altre persone dicono cavolo, ma questa è una figata, facciamolo anche noi, che molti magari la pensano ah ma è copiato, ma chi se ne frega, l'importante no, è che faccia per la community, che aiuti effettivamente persone a incrociarsi per League of Legends o per quale altro motivo, per seguire questa persona, per seguire questo contenuto, questo evento, non importa che cosa poi vada a creare, ma l'importante è che crei qualcosa, non che lasci lì, perché in un prato è bello, ma se ari il campo di il prato e poi ci metti i semi, qualcosa cresce, a meno che tu non sia un completo incapace, a meno che non piova per tutto l'anno. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Uno vede, può copiare meglio su certe cose, su certi eventi. Assolutamente, ma sicuramente io, qualcuno lo farà meglio. Io sono anni che metto a disposizione il mio garage, però ancora nessuno si è fatto avanti per... fare cose in tuo garage. Per organizzare eventi nel mio garage. Io ho sempre detto quando volete, finale qui, senza problemi. Guarda, a parte però... che io l'invito al garage di Gemma non l'ho mai ricevuto, ma comunque prima Artan ha detto se l'Apo viene al GGE a Roma possiamo fare la serata qui, chi viene uno shottino gratis. Vorrei ricordare che noi siamo stati al GGE, io non ho e visto non nessuno shottino. Bastardo Artan. Poi di Roma Sud, ancora. No, guarda. Terence, ci sono mai state altre idee che hai dato a PG e PG ha detto no, non mi piace, oppure ha provato e poi ha detto no, non mi piace? Sotto questo punto di vista, sarò sincero, non mi viene da puntare il dito su niente, cioè non è che, proprio perché non penso che ci fosse quella situazione che ci permetteva di avere un flusso verso l'alto, nel senso verso il dire ah potremmo fare questa cosa, questa cosa, questa cosa, cioè era proprio un, non che ci fosse un blocco, ma era più un, cioè chi è una risorsa e chi gestisce le risorse, ecco, e quindi di conseguenza non c'era questa possibilità di inserirsi, che non c'è niente di male, in un'azienda può funzionare assolutamente così, è proprio una, è una struttura aziendale, questa è e quella rimane, cioè ok, ha i suoi benefici, i suoi pregi, i suoi difetti, non mi metto qua a dire ah è sbagliato, ah è giusto, perché non è la mia posizione di farlo, sarebbe sbagliato anche mettermi qua, perché sarebbe una critica insensata, perché ovviamente uno guarda dall'esterno e dice ah l'Apo allora sta criticando, no, io sto dicendo una cosa che magari può essere percepita come una critica, ma non è che se io dico questo è sbagliato vuol dire che è per assoluto in maniera oggettiva sbagliato. Allo stesso tempo, magari io dico una cosa giusta, ma una persona dall'esterno guarda e dice no, assolutamente questa è una cosa folle, è sbagliatissimo. Il punto è che ci sono modi di pensare che non coincidono e vanno bene che non coincidano. A volte ti incastri e pensi, ah, ma quindi se non siamo d'accordo non può funzionare. No, assolutamente. Sai quante volte io con Roberto non sono d'accordo su certe cose? Un centinaio di volte è successo che la gente pensava, ah, litigate sui social. No, raga, è semplicemente come funziona un'interazione tra due persone che hanno rispetto l'uno nei confronti dell'altro. Possiamo essere in disaccordo, ma comunque essere amichevoli amici. Perché è così che va bene. Cioè, sarebbe anche noioso avere soltanto persone che ti dicono sempre, sì, hai ragione te. No, è molto più stimolante a livello intellettuale che ci siano diversità, ma che poi tutti si vada nella stessa direzione. È per questo che ho accettato un pugliese al mio fianco. ci sta. Al fianco di un amico, va bene. Comunque, allora, mi stanno insultando. Quindi te li becchi. I Wall of Text li passa, mi dispiace. Okay. Allora, però l'ultima che poi lo lascio mandare. Che l'ultima Wall of Text o l'ultima domanda? No, l'ultima domanda. Non preoccupatevi. Oggi ho finito di lavorare presto, quindi ci posso stare ancora un po'. Ok. Allora, noi abbiamo come Axolot un ottimo esempio di successo con Bacheca, poi andata da InnoFear. Il punto focale della nostra proposta era lo storytelling attorno alla possibilità di comprare i prodotti sulla loro piattaforma e associare una web series su Valorant con l'omba. Poi hanno preferito uno sponsor alla calcio, banner dietro pieno di loghi. Questo per dire che lo stesso sponsor si illude in un pubblico di metodi di ADV che, al contrario, non funzionano. Vero anche... Il discorso qua credo sia anche il fatto che purtroppo in Italia abbiamo, quando vogliamo vendere un prodotto magari lo vendiamo con modelli che già conosciamo, che può essere appunto quello calcistico o di altro tipo, mentre dell'esports non...
Pochi studiano, pochi guardano come funziona all'estero, cos'è che funziona all'estero, cos'è che non funziona soprattutto, e quindi tu eviti di ripeterlo, anche per il fatto, secondo me, che in Italia, come in tanti altri paesi, magari in Italia un po' di più, un po' di meno, non lo so, però l'eSports è nato, è partito con ragazzi, ragazze, giovani, senza necessariamente tanta esperienza, si mettono insieme e fanno un team e fanno un org e provano a fare qualcosa. E questo ovviamente non è quello che di più professionale ci si possa aspettare, si possa fare. Era l'ultima, non vado oltre tranquillo. Te la lascio fare a te adesso. No, se vuole l'Apo voleva rispondere magari a quello, no, detto, passa, se c'era altro. Allora, no, là si aprirebbe un intero capitolo su come... Sì, tranquillamente questa. Su come le realtà e gli sponsor interagiscano con quelle che sono le media agency e poi le agenzie di content creator, oppure, ad esempio, attraverso direttamente i team, per dire. Tutto varia ogni volta... E questo crea purtroppo tutta una serie di filtri che spesso volentieri è il classico telefono senza fili. Io ti dico arriva Z, che magari è un magari potremmo farlo un po' diverso, o poi arriva il centro media che dice potremmo farlo diverso, arriva l'agenzia dobbiamo farlo diverso, e di colpo quello che avevi creato, inventato, pensato, concepito, proposto, devi cambiarlo e adattarlo. Perché sì, la risposta è sempre quella. Non perché magari ci sia ignoranza o non volontà di provare, ma perché ci sono così tanti intermezzi attraverso la quale devi lavorare che purtroppo ti mettono in difficoltà. E questa è una cosa tanto italiana. Cioè non hai molti parallelismi all'estero, è davvero difficile. Cioè se tu vai a parlare all'estero di come sponsor, agenzia, ad esempio ufficio marketing di Asus, facciamo un esempio a caso. Come interagisce con un creator, come interagisce con un team, come interagisce con qualsiasi cosa. Le agenzie di comunicazione che stanno in mezzo sono molto ridotte, sono molte meno. Cioè, non ci sono tutti i passaggi che invece abbiamo in Italia. Italia può passare anche attraverso 3 agenzie di comunicazione, un budget marketing, prima di arrivare ad esempio a un'agenzia. Ah, e ognuno dice la sua, mette la sua opinione, mette bocca e quant'altro. Già. E quel problema. Per farvi ridere, una volta un budget, qua in Italia una storia che è successa un anno fa circa, un budget marketing di 120.000 euro direttamente al creator che ha lavorato, ne sono arrivati 2.500. A posto. Un budget marketing ed era una campagna da fare su una persona. Manco giusto dovessi organizzare chissà che cosa, per dire. Sì, era una cosa abbastanza complessa, però capite come... con 120k ci vinco 10 pg, ecco. No, ma ragazzi, queste sono cose che succedono un sacco in questo mondo. E sono... Questa è la più assurda, eh. Cioè, ho preso l'esempio massimo estremo possibile. Ma di queste cose, di queste storie, è piena. A me piacciono gli aneddoti. Piena. No, questa è una di quelle in cui, cioè, se ne parlo finisco con le letterine a casa. Però, per far capire la proporzione, questo può succedere. Questo può succedere in questo mondo. Non male. Già. Ciao Squidoz, benvenuto. O benvenuta. Sono rimasto un attimo turbato da questa cosa. Vabbè, ecco, Hannibal è intervenuto in chat, dice: nel mondo della consulenza non è molto diverso. Assolutamente vero. Assolutamente vero. Avendo fatto delle consulenze ti posso garantire, sì, è verissimo. Spesso e volentieri che cosa succede? Una media company prende un prodotto di cui non ha idea di che cosa deve fare e spende metà del suo budget in consulenze. Non è una cosa così anormale, succede anche in investimenti più grossi. Perché ridi, Mischio? No, figurati. È la classica situazione disperata, tipo vorrei che tutto prendesse fuoco attorno a me in questo momento. Fuochi, fulmini, dipende... No, sta già prendendo fuoco. Everything is fine. Everything is fine. Tutto bene. Ti ricordo che un'esperienza reale in cui una società pagava una società di consulenza che pagava Microsoft, che pagava la mia, che pagava me. Alla fine della catena eri con un paio di zeri di troppo. Certo. Non mi stupisce per niente tutto questo.
Almeno ce l'avevi due zeri da te. Va bene. Sempre meglio di un team del PG Nationals. Ma andiamo, andiamo. Mi ammazzo in live. No, dai. Ci dissociamo, chiaramente. Lapo, l'ultima cosa ti volevo chiedere. Vai, chiedi pure. Poi ci salutiamo, così salutiamo tutti. Come vedi questo split di LC? Chi è per te la squadra? Sicuro lo vede da casa, questo è poco ma sicuro. Come tutti. Sì, sicuramente. Beh, non lo sappiamo, magari va a Berlino a guardare una... Ora che è libero, nel senso... Oh no, tempo libero. Io infatti sto cercando le insider info su quando c'è la finale a Montpellier, perché così mi prenoto già i giorni di hotel e risparmio. Quello è fine agosto, inizio settembre, sì, ma sì, le giornate vaghe, tipo sì, è in quelle due settimane, non sappiamo quando, però... Sì. Quelle due, forse tre massimo. Tra l'altro, io non ho capito se sarà solo la finale finale, perché ci sono sei squadre, ma le LEC Finals. Ma non è stato specificato se è solo il weekend finale, come immagino sarà, o se lo fanno per due, magari lo fanno per due weekend di seguito. Non sarebbe lo so. Se lo fanno per due weekend di seguito, è a posto. Ho le mie vacanze estive pronte, letteralmente. Perché comunque Montpellier è anche un bel posto da andare a visitare. È sul mare, tra l'altro, visto, quindi sembra anche carina come zona, insomma. Sì. Sono anche poco francesi lì, quindi sono anche simpatici. No, è vero. Ok. Questa non me l'aspetto. Parliamo solo di questo Winter Split, solo di Winter Split, cioè anche di perché Winter abbiamo visto Split. La prima settimana, immagino che sicuramente in questo momento sembrano un po' più avanti G2 e Vitality, però è la prima settimana, chissà. Con una differenza fondamentale, i Vitality danno ancora la sensazione di se facevano un altro errore avrebbero perso. Vero. G2 è tipo, possono fare altri 10 errori e stanno ancora vincendo. Sì, perché tanto se vanno avanti di 20k e fai due errori rimane comunque avanti di 15k. Capisci? Cioè, attualmente la sensazione è che i G2, molti dicono, overreaction classica dalla prima settimana. Però i G2 danno una solidità che è strana a vedersi dopo in una settimana. Di solito sei molto più tremolante. Cioè ti tremano un po' le ginocchia, c'hai qualche errore, come hanno fatto i Vitality. Cioè i Vitality mi aspetto, ok, settimana prossima saranno un pelo più puliti. Anche perché contro i Fnatic i Vitality, cioè contro i Fnatic i Vitality potevano benissimo perdere, stavano perdere, nel senso. Però i Vitality hanno quindi avevano anche uno scaling migliore, cioè quell'intero game, se andiamo ad analizzarlo e spiluccarlo una alla volta, dici nel lungo termine avrebbero vinto i Vitality, secondo me, magari è la mia opinione è sbagliata, però sono convinto che secondo me avrebbero vinto, avessero trascinato il game avanti per altri 10 minuti, sarebbe stato tipo, i Vitality ce l'hanno proprio in saccoccia, garantito 100%. Il punto è che, come dicevo, G2 sembrano i più solidi in assoluto dopo una settimana, che è strano, perché di solito loro sono il classico su e giù e su e giù, le montagne russe di performance. Invece anche contro gli Astralis, che di solito sono quando si tipo tolgono la giacca, dicono ok, andiamo tranquilli, ci rilassiamo un po', magari facciamo divertire un po' il pubblico. Anche lì hanno preso, si sono impegnati, sono andati dritti, qualche errore qui e lì succede, come normale che sia. Però, guardate, hai detto, basta che quasi. Molto convincenti per ora. Vedremo, magari poi se ne usciranno con un disastro questa settimana e quindi tutto si ribalta. Non penso, sinceramente, perché Ansama non so come sia tornato dagli Stati Uniti a questo modo, perché di solito si torna più sgonfi. Bravo, esatto. Ansama, questa è una cosa che mi ha subito di più. Già è cattivissimo. Però secondo me Mikix lì ha avuto un contributo pazzesco, perché rimane un support di una qualità, e si è vista la differenza subito sia nei G2 che negli Excel adesso. Cioè, la mia preoccupazione è per i Fnatic. Io non capisco come vorrebbero giocare. Io non ho la più, ti giuro, io guardo quel team e cioè li guardi in campo, perché se guardi i componenti ha senso, ma poi li guardi in campo e non sembrano crederci loro stessi. Tu ci credi, Bischio? Neanche un po', ragazzi. Cioè, è proprio una strana percezione. Cioè, per dirti, i Mad Lions almeno magari fanno delle gaffe, fanno delle cavolate, ma sono convinti di quello che stanno facendo. Sì. Cioè, sono un team che dici, ok, fanno errori, ma almeno sono tutti sulla stessa pagina, sono sulla stessa lunghezza d'onda. Non è perfetto, non è pulito, non importa. Hanno tempo per costruire la sinergia.
Fnatic sembrano tipo il braccio che va in una direzione, sì, un braccio che va nell'altra, sì, le gambe che decide di fare una la spaccata e una invece va verso l'altro. Cioè, sai il giochino che c'è, quello flash in cui devi controllare i quattro arti del personaggio sulla schiena? Sì, che deve correre. Che deve correre. I Fnatic. Per me quelli sono i Fnatic attualmente. Sì, ma non sono manco loro che hanno fatto a vincere contro i Goi. No, nessuna idea. Hanno perso i Goi, ragazzi. Hanno perso i Goi. Goi, scusami, in draft, perché i Goi hanno draftato Jhin, non c'era nessun danno e mi drafti pure Jhin. Tra l'altro delle build aspetta, voglio riguardarmi la draft perché non me la ricordo tutta a memoria. Più che altro draftato Jhin e l'hai messo di carry, un support di carry, stai trollando. Non si fa. Giusto. Ok, aspetta, contro Jax e Juani, Ryze, Jhin, Rakan contro Gragas, ma okay, chi doveva fare i danni là? Ryze. In teoria la idea era Ryze e Jax, ma se non ricordo male quel game è andato molto male topside. Sì. Cioè, nel senso che la sensazione che mi dava era un... Stava andando bene, perché Wunder era 0-4-0. Ma è Wunder con Gragas. Bravo, esatto. Wunder che con poi Gragas, in crea le occasioni. Fa quello che fa, perfetto. Esatto. Quindi se non lo mandi 0-10-0, o meglio, se nel frattempo che tu lo mandi 0-4-0 non fai anche altro, diventa un problema. Perché nel frattempo sei un po' limitato. Draghi. Esatto. E poi ripeto, anche sull'itemizzazione ci hanno messo dell'oro i Koi, parecchio. Il game l'ha trollato Shigenda, la draft non era eccezionale ma era giocabile. Giocabile è tutto giocabile, però diciamo che... Se puoi fare delle cose meglio, perché non farle? Ecco. Cioè. Sarà un... Anche Caitlyn support è giocabile, però sei Kerya, non sei Targamas, per dire. Ecco, va bene, ho capito. Anche leggiamocela con Targamas. No, ma potevo prendere qualsiasi altro support. Cioè, una cosa è Kerya, Beryl. Un'altra cosa è chiunque altro. È sì. Che sai cosa? Secondo me è il classico momento in cui hai messo troppe responsabilità su Shigenda, ogni volta lo sbaglierò la pronuncia, quando ancora non è pronto per prendersi quelle responsabilità. Siamo in allora, la 13.1 è un meta che in competitivo è bello guardare il competitivo, ma mamma che palle le draft. Per me sono proprio noiose. Io guarda, le 13.1 game bellissimi perché i team sono bravi, ma le draft sono di una noia mortale. Sono molto prevedibili. Certe draft potresti letteralmente nominarle prima del primo ban, per assurdo. Perché no, sai, forse col primo ban sai già in quale direzione vanno e puoi dire tipo almeno è tipo Sarabanda, la indovino con una. La puoi indovinare con un ban. LS l'ha fatto letteralmente l'altro giorno. Era in streaming a riguardare i game. Ha guardato un ban e ha detto tipo 80% di pick giusti. No, ma mi pare che abbia sbagliato forse non i supporti, ma tipo i mid laner. Perché sui mid laner in questo momento puoi metterci quello che vuoi. Tanto. Sì, esatto. Cioè, di maghi ce ne sono a Iosa che funzionano sulla corsia centrale e anche di diversi tipi. Neanche che dici, è la classica categoria battle mage oppure mage da controllo, da team fight. Cioè, puoi giocare davvero di tutto sulla corsia centrale. Ed è una cosa molto positiva. Il punto è che sei bloccato dalla corsia superiore della giungla, che possono avere carry potential altissimo, e la corsia inferiore che... È diventata una tale clown fiesta che metti gli AD carry come supporto, in cui metti come carry principale piuttosto. Sì, è la situazione in cui... questo è quello che succede quando la top lane ha ancora così tanta importanza in competitivo, perché, o la giungla per dire, perché fighter, perché duellanti hanno la meglio, riescono ad avere un impatto così alto. E questa percezione è finalmente nata dopo che, dopo tre mondiali di fila in cui vedi top laner fare il culo a striscia all'Occidente, anche l'Occidente si rende conto, la top lane ha un valore quindi in competitivo. Ne ha parlato anche Odoam, il fatto che, ragazzi, cioè, se per due anni vi dico la top lane può carriare e poi lo vedete ai mondiali succedere ogni volta e mi ignorate di nuovo, siete scemi anche voi. E si è visto anche nei game degli Excel, che il fatto che Odoam adesso si prende molte più responsabilità. A voglia. Mamma mia, vederlo giocare recto è tipo, finalmente, grazie, lo fate giocare qualcosa di aggressivo, gli permettete di fare qualcosa. Il punto è proprio quello, molti team ancora non sanno ancora come evolversi, e col fatto che tutta la parte iniziale dello split lo si gioca in 13.1, questo è un meta in cui sarà bello vedere come i team si evolvono sullo stesso meta, ma allo stesso tempo
chi ha la sinergia jungle top molto efficace, con molta esperienza, batte cassa. Chi invece ancora magari un pochino c'ha da lavorarci sopra, come ad esempio anche i Koi, avranno degli scivoloni come questo. Ma anche solo il peso che si dà al, al drago e all'herald. Io perché devo utilizzare le mie risorse per il drago se tra 3 minuti c'è l'herald che vale molto di più del primo drago? Non uso le risorse lì. Questo da dare molto più peso alla topside. Ciao Sozze. Sozze, vai a letto, disgraziato, vai a dormire. Viene, ma ce ne andare, veramente. No, avrà sentito quello che hai detto, che io ovviamente sto semplificando molto tutti questi discorsi, perché sennò stiamo qua 2 ore a parlare di come puoi draftare tutto quanto. Però la percezione, per quello che è la sensazione, quello che viene espresso in gioco, quelle... Ah, non hai sentito? Ok, meglio, almeno non, meglio. Almeno non apriamo questo intero capitolo, sennò dobbiamo aprirne un altro da un'ora. Sta con 40 di febbre, quindi è meglio se se ne vada a letto, non aprire il computer. Va bene, no. Comunque vabbè. Siamo anche andati oltre. Dai, vabbè, però oltre. È stato tutto piacevole, quindi molto. Infatti, io mi sono divertito, io mi diverto sempre qua a partecipare, a commentare. Ma che scherzi, sei benvenuto quando ci vuoi. Tutto ci abbiamo provato tante altre volte noi, però giustamente sì, abbiamo dovuto anche far finta di averti per davvero. No, vabbè, ma gli altri anni c'era un Elisì da castare, quindi giustamente non era mai quante semplice. Dita proprio stiamo mettendo oggi, cattivi. Ma che poi tra il castare e il preparare il casting, questa è una cosa che spesso molti sottovalutano, il fatto che il caster non fa soltanto, non è che si presenta, fa la telecronaca, fa thumbs up e dice bella, ho finito il mio lavoro per tutta la settimana, ho fatto i miei 2 giorni questa settimana, a posto. Poi devi riguardarti VOD, poi devi guardare che cosa hanno giocato all'estero, perché l'hanno giocato all'estero, ha funzionato, com'è andata la fase di corsia? Ok, i game che ho castato, che cosa ho fatto giusto, che cosa ho fatto sbagliato? Ok, cosa stanno proponendo nelle leghe secondarie? Perché magari nelle leghe secondarie qualcuno gli viene l'idea matta e poi viene proposto nella lega primaria. E così via, e così via, e così via. Questi sono giorni e ore che comunque rubano tempo. Che è lavoro, rubano tempo, È parte del tuo lavoro, però molti non li conoscono, perché non è che dici un telecronista si mette là a spiegare come si è preparato, non è che dici ah guarda mi metto qua faccio un esempio di una giornata tipo. Tu apprezzi di più il lavoro di una persona se fa il tuo stesso lavoro, perché sai cosa sta dietro. Se non sai cosa sta dietro, difficilmente apprezzerai il lavoro altrui. È il classico discorso del perché una persona può permettersi di chiedere di essere pagata un tot. Non, esempio, classico perché non esempio. C'è solo quello che vedi. Esatto, cioè per dire un medico, lo so che è il paragone assurdo per un telecronista fare il paragone col medico. Vai. Però per fare il medico ti devi fare 8 anni di scuola, se non di più, se includiamo anche la specializzazione dalla tipologia di specializzazione. Ma tutti quegli anni ti servono poi per ricevere uno stipendio commisurato a quello che è il tuo lavoro e la tua conoscenza, perché devi averla enciclopedica per fare bene il medico. Lo stesso discorso, in maniera assolutamente minore, con meno valore a livello di salute e sociale, è per uno specializzato, che sia a livello industriale, che sia a livello ingegneristico, che sia a livello intrattenimento. Una persona che non ha la più pallida idea di che cosa sto parlando e va a castare è una cosa diversa da uno che gioca da 12 anni a League of Legends e ottiene e investe il suo tempo a studiare il gioco da sempre. Ah, a proposito di salute, so che stai a dieta, stai facendo di nuovo palestra, una cosa, sì, un messaggio molto positivo. Sono molto contento. Sì, è fai conto che ho ricominciato l'1 gennaio, l'1 gennaio sono andato, ho ricominciato a camminare, che una cosa che facevo spesso prima era 5 km. Allora, una persona che fa 5 km al giorno di camminata è più probabile che riesca a perdere così tanto peso che manco se ne accorge. Non si rende nemmeno conto. Cioè, per assurdo, la palestra è un ottimo modo, Non sto dicendo la palestra è il male. Okay. È stato che hai modi diversi di pensare. Camminare ti fa bruciare costantemente calorie. La palestra è classico. Investo 200 calorie oggi per poi avere muscoli che vanno a bruciare molte più calorie nel tempo. Io non posso fare 5 km al giorno, non ce l'ha Rutiliano. Arrivo a 3 se volete. Poi esco fuori in campagna. Io mi ricordo dopo la finale del Red Bull Factions che lui stava là fuori, fa sì adesso vado a casa. Ah sì, come vai a piedi? Sì. Dalla pelota. E hai fatto vedere anche quanta distanza era, non poca comunque. Non erano comunque i miei 5 km. Ah, ecco.
No, però, però c'è da dire che mentre Terena si fa posto. Due passi, fa due metri, io faccio cinque passi e anche questo è vero. Anche questo è vero. Va bene, signori, è stato un piacere, ci siamo divertiti tantissimo. Lapo, grazie mille davvero. Grazie mille, è stato grazie. Qui è un piacere, con noi. È un piacere. Scusa se ti abbiamo rubato qualche minuto. Non più, ti preoccupare, non ti preoccupare. Mi sono divertito, se no avrei detto qualcosa io. Se ci fosse stato un disturbo avrei detto, ehi no, guardate, devo andare, scusatemi, bella. Perfetto, quindi sappiamo la prossima volta che ti vediamo dire una cosa del genere, sappiamo esattamente che ti stai rompendo i coglioni. No, no! Grazie. Che poi è quello che immagini una cosa del genere, una cosa del genere durante l'Elysi, ragazzi, scusate, devo andare un attimo, perché torno perché stanno giocando, non sto, Astralis e Scale, allora dici, no, che palle, non la voglio gastare, basta, addio. Ci prossima. Sono stati giorni in cui arrivavamo in studio e dicevo, ecco, possiamo iniziare a castare alle 7? Perché il primo game era uno di quelli proprio che non volevi neanche guardare col binocolo. E giù tipo, a staccare alla... i cavi. Sì, letteralmente che sei, tipo, sedicesima giornata di campionato, sai perfettamente che i BDS non faranno niente in questo game e stanno per prendere calci nei denti. Poi ti rendi conto che non possono prendere calci nei denti, perché di fronte a loro ci sono gli SK Gaming. E quindi guardi il game e pensi, cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Cioè, siamo tornati a Mysterious Monkeys contro Ninjas in Pyjamas. Oddio. Deugemo si ricorda. È la giornata dei nomi oggi. 2017. Best of 3 tra Mysterious Monkeys e Ninjas in Pyjamas. Sono letteralmente 3 ore, 187 minuti di sofferenza. Due team che non sapevano che cosa stavano facendo. Una ranked in Diamond era più organizzata. Esatto. Secondo me il Bronze Time sarebbe stato anche più divertente da quel punto di vista. Vabbè. Lapo, grazie mille ancora, alla prossima magari, grazie, aspettiamo mille. Allora tue notizie su questo nuovo evento che ci racconterai appena sarà organizzato, lo aspettiamo volentieri, spero di parlarvene presto, grazie mille ragazzi. A presto, grazie, grazie. Mille. Ciao, Lapo. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Allora signori, noi molto velocemente a questo punto ci salutiamo fra noi tre e con gli spettatori ovviamente, ringraziamo tutti coloro che sono stati qui con noi, chi ha commentato, chi ha lasciato più di un